Pescara si prepara ad accogliere il Giro d'Italia, che martedì 17 maggio partirà dalla città adriatica attraversando il centralissimo corso Vittorio Emanuele e la Riviera. Per consentire un passaggio senza intoppi della carovana rosa, lunedì sono partiti i lavori di risistemazione del manto viario, con cantieri mobili e sensi di marcia alternati sulle strade interessate dalla nuova asfaltatura, che, assicura Adelchi Sulpizio, assessore alla manutenzione del comune di Pescara, saranno ultimati con largo anticipo, al massimo entro domani. Avere la partenza del Giro d'Italia per noi è un motivo di prestigio e di vanto. In questo contesto siamo sul Corso Vittorio, dove abbiamo ultimato in tempi record. Dovevamo finire oggi i lavori qui, già ieri mattina erano già pressoché completati. Avete visto anche la segnaletica in fase di conclusione. Quindi siamo contenti perché stiamo anticipando di gran lunga i tempi previsti, che poi la tappa ci sarà ancora qualche giorno. Adesso stiamo lavorando sulla Riviera, anche lì abbiamo due cantieri in questo contesto, uno sulla Riviera verso Pescara più Pescara Sud, uno più verso nord a confine con Montesilvano, ma anche lì siamo già in fase di ultimazione, che dobbiamo concludere venerdì, ma già fra stasera e massimo anche domani già ultimiamo e quindi ci rimarrà solo la segnaletica. Sono stati lamentati un po' di disagi anche dai cittadini, soprattutto sulla Riviera, la situazione qual è? Guarda, io vengo esattamente da lì perché poi sono lavori che stiamo monitorando costantemente, anche con la Polizia Municipale. In questo momento non c'era nulla, anche perché i cantieri, diciamo, abbiamo avuto la premura di farli partire la mattina molto presto, interromperli verso le ore di maggiore afflusso e poi praticamente riniziare subito dopo. Però ti posso dire che in questo momento sulla Riviera non c'è pressoché nulla. Abbiamo due squadre, stiamo asfaltando completamente la Riviera di Pescara e Grandi. Diciamo che questo Giro d'Italia è stata un'occasione per rifarci belli. Ieri la bella notizia della bandiera blu che ci dà tantissime soddisfazioni e ci gratifica di tanto lavoro. Oggi utilizziamo anche il Giro d'Italia per rifare anche le strade, rifare gli asfalti. Abbiamo l'assessore Santilli che sta ultimando tutti i lavori anche sul verde. Possiamo ricordare anche il costo di questi lavori? Questi lavori sono in parte stati finanziati dal Comune di Pescara e in parte dalla Regione. Abbiamo un importo di 400.000 euro totali. Se voi calcolate che il budget totale sulle manutenzioni in questo momento di ristrettezza economica è circa 1 milione, capite anche al cittadino, facciamolo capire, quanto importante è stato avere anche in questo contesto il Giro d'Italia, perché ci ha consentito anche di usufruire delle risorse che altrimenti solo parzialmente avremmo avuto.